Ciao ragazzi e ciao ragazze, post partita di Milan Dudelange che finisce 5-2 per il Milan. Allora, Cutrone salva in corner il Milan. No, non è che Cutrone ha salvato il calcio d'angolo al Milan, è una metafora per farvi capire che Cutrone col gol dell'1-0 e col gol del 2-2, che secondo me è stato più decisivo il gol del 2-2, che ha consentito al Milan poi di fare quegli altri tre gol che poi gli hanno consentito successivamente di portarsi la partita sul 5-2. Perché ragazzi, il Milan stava per fare una figuraccia colossale che proprio io li ricorderei per tutta l'annata proprio perché veramente sfido il Milan a perdere contro il Dudelange. Cioè, capisco che hai mezza squadra in infermeria e fra un po' Fassone e Mirabelli scendono in campo, però non puoi perdere una partita così importante che tra l'altro valeva anche per il secondo posto di Europa League. Perché ragazzi, parliamoci chiaro che sicuramente il Milan cioè, doveva assolutamente portarsi i 3 punti a casa. L'ha fatto, però sicuramente ha rischiato tantissimo, anche se la partita è finita sul risultato di 5-2, comunque non è che il Milan si salva, ecco, da quello che poteva essere una netta figuraccia. E quindi ragazzi, veramente, se non ci fossero stati quei due gol di Cutrone, ragazzi, Cutrone, tra l'altro, è un giocatore fenomenale, fenomenale, che è uno di questi giocatori che si impegna costante, sì, in modo costante, ok, così non mi intrippo. Questi giocatori che si impegnano in modo costante sono questi giocatori che vanno alla nazionale, non i vari Zaza, Belotti e chi più ne ha più ne metta. Questi sono i giocatori da portare all'Italia. E noi ne abbiamo giocatori che si stanno impegnando. E che Mancini fa le convocazioni sfasate. Però torniamo a parlare della partita che per il momento la nazionale non ci riguarda. Ripeto, sicuramente il Milan ha meritato rispetto al Dudelange in fase di possesso palla e tutto. Cioè, però non devi nemmeno rischiare con queste squadrette qua. Cioè, veramente squadre che non conosce nemmeno il presidente di questa squadra. Quindi, ragazzi, il Milan che riesce proprio in corner a salvarsi contro il Dudelange, e di conseguenza 3 punti molto importanti per agganciare il secondo posto, ovvero agganciare la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. E ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Lasciate like se non avete ancora lasciato. E in descrizione trovate il mio profilo Instagram. Seguitemi anche lì, detto questo. Ciao ragazzi!